Il mare cristallino di Castellabate, con la sua area marina protetta, si conferma luogo ideale per il nuoto in acque libere con gare a carattere nazionale, regionale e locale. È diventata una classica, vogliono nuotare in questo mare cristallino. Ormai è andata, Castellabate deve fare cose sempre più grandi. Offre, sotto a chi nuota, offre una visione migliore di un acquario, molto molto più bella. Per il 17° anno consecutivo le sue acque cristalline sono sede dei vari campionati che quest'anno vedono a confronto 700 atleti. Quest'anno abbiamo avuto anche una delegazione spagnola, precisamente da Valencia, ed è venuta a fare queste tre gare contenti, adesso ne ho parlato con alcuni di loro, felici proprio di aver nuotato in questo posto splendido. La stagione natatoria a Castellabate è iniziata nell'ultimo weekend di giugno con il nuoto di fondo. Domenica 7 luglio, per la prima volta, la cittadina rivierasca ospiterà il Gran Fondo Italia, circuito a tappe di nuoto in acque libere su lunghe distanze pari o superiori a 15 km. L'altra novità è il miglio marino in notturna, in calendario per il 13 luglio alle 21 nel cuore dell'area marina protetta. In questo modo il mare del paese di Benvenuti al Sud, attraverso lo sport, promuove le sue bellezze naturali. In 17 anni, con il nuoto, ha richiamato a sé atleti di ogni parte del mondo.